L'incendio che ha danneggiato l'infisso della struttura del centro di accoglienza per diversamente abili di Contrada Vituso a Niscemi ha indotto ieri pomeriggio la giunta comunale a riunirsi a Palazzo di Città per affrontare la grave situazione che si registra da qualche tempo a questa parte nella cittadina niscemese. Un attentato incendiario che segue di pochi giorni quello commesso nella notte tra il 19 e il 20 marzo scorsi, proprio alla vigilia della cerimonia di consegna dell'immobile in coincidenza della giornata della memoria e dell'impegno dedicata a tutte le vittime delle mafie. In quell'occasione, lo ricordiamo, sconosciuti imbrattarono con dello spray il prospetto e gli infissi del fabbricato. Ricordiamo che si tratta di un bene confiscato alla mafia e consegnato all'associazione genitori di soggetti diversamente abili. Ora, naturalmente, le forze dell'ordine faranno le loro valutazioni e poi speriamo, anzi sono convinto, che immediatamente consegneranno questi soggetti alla giustizia. Noi andiamo avanti, stiamo rimettendo veramente le cose a posto e quindi ci portiamo i bambini, ci portiamo da chi ne ha più bisogno di noi e che vadano da un'altra parte a creare questi danni che non appartengono nemmeno alla città. Ormai la serenità è quella che ci contraddistingue, ci dà forza per andare avanti. Il sindaco di Niscemi chiederà al prefetto di Caltanissetta un aiuto concreto per fare in modo di tracciare un percorso in grado di dare una risposta forte al vile gesto dell'attentato incendiario compiuto ai danni del centro di accoglienza per diversamente abili. Il prefetto mi ha assicurato che sta lavorando e quindi io credo, perché cioè, è stata una persona quanto presente e forte, e quindi aspettiamo adesso i risultati.